Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Ivan Ridoni per giocare insieme un'altra terrificante notte a Five Nights at Freddy's. Stavolta con l'attrezzatura nuova, speriamo che in questa precisa finestra, in questa schermata, la Pratcam, la webcam, non si veda disturbata come succedeva col vecchio modello. Allora, me l'avete chiesto, richiesto, e sebbene io me la faccia sotto come pochi, riproviamo la quarta notte. Ripeto ragazzi, io non sono capace a giocare a questo gioco. Se si avviasse sarei felice, ok. Dicevo, non sono capace a giocare a questo gioco, quindi non garantisco che riuscirò mai a portarlo a termine. Dubito molto, tuttavia ci proviamo. Quarta notte, le cose si cominciano a fare, ecco. Bunny sta già a spasso. In questa quarta notte dovremo guardarci da attacchi, non dico continuati, ma ecco, anche Foxy è attivo. Comunque subiremo attacchi molto frequenti. Sono tutti quanti a spasso già. Splendido. Allora, è passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, eh. Dunque, ok, Bunny è qui. Foxy e Chica, eccola qui. Al telefono il nostro predecessore è stato attaccato e ucciso, molto probabilmente da Freddy stesso. Un'altra cosa, io sto registrando questo episodio in pieno giorno, siccome qui non posso mettere pausa, non posso fare tagli, si sentiranno sicuramente fuori sirene, urla, schiamazzi, bombardamenti, quindi venga come venga. Dobbiamo cercare Freddy, che schiamazza, ridacchia. Luna di notte. E sto già all'81% di energia residua. È probabile che nella cam mi vediate guardare così, 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 ma semplicemente perché, siccome lo schermo è molto grande, ecco la sirena, come ho detto, questa volta non posso tagliarla, non posso silenziarla, quindi ragazzi, amen, non posso mettere in pausa il gioco. Nina, Nina, stiamo arrivando. Eccoci qua. Non me morì. Allora, oh oh oh, Bunny è qui. Luna di notte, 74% d'energia. Se devo essere sincero, no. Cosa ridi? Perché ridi? Alla faccia mia ridi. Bunny, prendi, non so dove diavolo si sia cacciato. Attenzione. Attenzione. Ho visto la faccia di Freddy proprio in camera. Mi stava guardando. Io cerco di parlare. Oh, porcaccia vacca, sta proprio qui a destra. Sta proprio qui. Ah. Ultimamente sono andato a leggermi un po' la storia di Five Nights at Freddy's e ho scoperto che è veramente, ma veramente complicata. No. C'è un retroscena veramente inquietante. E in pratica questi pupazzoni, questi animatroni, non sono affatto cattivi. È solo che pensano che io sia qualcun altro. Porcaccia puttanfera maledetta infame. Mi è saltato addosso Freddy.
Allora, io mi dovrei collegare un qualcosa che calcoli le pulsazioni e le faccia vedere a schermo, ragazzi, perché veramente ho rasentato l'infarto. Ok. Maledizione, strali mortangolieri. Dai, riproviamo. Un'altra cosa che non posso tagliare sono i colpi di tosse. Se voi vedete in tutti quanti i miei gameplay di tanto in tanto qualche piccolo taglio, è perché di tanto in tanto io mi schiarisco la voce, la gola, faccio tipo però magari certe volte li faccio di frequente perché parlando di continuo capita. E magari, ecco, per rendere il video un po' più pulito, di solito li taglio, ma visto che qui non posso mettere pausa, vi subirete tutti quanti i miei schiarimenti di gola. E poi it's me, Freddy, lo so. Allora, si è mossa Chica. Che poi, ecco, un'altra cosa ancora. Io inizialmente ero convinto che fosse Chica a rovistare nella cucina. Invece, a quanto pare, è Golden Freddy. Poi, ragazzuoli, naturalmente, correggetemi nei commenti se sto sbagliando. Conosco a grandi linee la storia, ma non sono un veterano di questa serie. Dove sei, Chica? Può anche darsi che questo gameplay sia un gameplay a vuoto dove non riesco alla fine a superare la quarta notte. Dovete tenere presente anche questo, ragazzi, perché non essendo molto forte. Eccoci qua, fuori dai bagni delle signorine. Ok, luna di notte. Dicevo, magari non riesco a superare la notte, però in compenso ci teniamo compagnia. È venuto Freddy in persona addirittura ad uccidermi poco fa. Mica pizza e fichi. Eccolo, si sente. Magari tante volte uno gioca con le casse esterne oppure a volume un po' più basso e tanti suoni non li sente, mentre invece nel momento in cui stai con le cuffie e sei completamente immerso, che poi io qui con lo schermo curvo sono ancora più immerso, è come se ci stessi dentro. E non è che sia proprio il massimo. Oh, mamma, 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 attenzione, arriva con la Chica che ci attacca. Aspettiamo un attimo. Passano gli aerei nel frattempo. Ok, già è andata via. Bravissima Chica, così mi piaci. Attenzione, che Foxy è fuori. Sono tutti in giro. Freddy, Bonnie e Chica. Dov'è Bonnie? No, ok, pensavo stesse fuori dalla porta. Ma non si può spegnere questo ventilatore che magari, sai, consuma energia? No, eh. Penso sia una cosa che ci siamo chiesti tutti quanti. 2 di notte. E stiamo al 67% di energia. Attenzione. Teniamo d'occhio la porta qui a sinistra e Pirate Cove, perché potremmo subire un attacco. Attenzione! Come? Sì, ho capito, c'è Bunny. Ah, ci stanno attaccando insieme! No! Stiamo subendo un attacco da entrambi i lati, ragazzi. Dai, fate i bravi e levatevi dal piffero che mi fate consumare il doppio dell'energia. Ah! Via! Oh, brava Chica, tu sì che sei forte. C'è Bunny che ci sta attaccando di continuo. Ha deciso proprio che stanotte vuole ucciderci. Ok, sono le 3, ragazzi, ma questo non se ne va. Io sto al 38%. Ah. Ok.
Bunny è tornato nella sala da pranzo. Foxy è in procinto di attaccarci di nuovo. Le 3 di notte col 34% di energia. La vedo dura, ragazzi, molto dura. Potrei anche aspettare un secondo, ma qui stiamo subendo. Eccolo! Ok. Ma io dico le 3 di notte col 18% d'energia. Abbiamo subito quell'attacco che ci ha devastato in contemporanea per lungo tempo. Abbiamo consumato davvero troppa energia. E io posso provare a starmene buono, ma siamo a metà della notte, ragazzi. Ah! Oh, vedi che carino, già se n'è andato. 12 per... No, porca miseria! Però vedi, quando vediamo che non si chiude la porta, sappiamo che stiamo per subire un attacco. Di conseguenza, passa lo spavento. Io adesso vado a vedere la mappa, oltretutto anche Foxy... vabbè, questa la sappiamo. Non mi sono spaventato stavolta, me l'aspettavo. Ok, ragazzi, faccio un ultimo tentativo, dopodiché... ci riproverò più avanti con calma, perché altrimenti comincia a diventare un filino frustrante. Va bene. Su, forza e coraggio. Continuiamo. Notte 4. Non ce la farò mai. Proviamo ad usare un'altra strategia. Noi controlliamo soltanto il covo dei pirati e le porte. Non so quanto possa funzionare. Però a questo punto risparmierò energia anziché andare... Ho fatto, ho premuto un tasto, no. Anziché andare a destra e a manco. Inca. Però come faccio se non ho un'idea di dove si trovano? Controlliamo, ecco, magari soltanto le stanze subito adiacenti qui a noi. Vada come vada, ragazzi. Se va bene, andiamo avanti. Se veniamo uccisi, per un po' mi fermerò. Altrimenti comincio a portare gameplay ripetitivi. E la cosa non mi va. Oddio, mi ha preso un colpo. Se le va... Oh! Ah. Altra sirena. Qui è un continuo, ragazzi. Ok, luna di notte e abbiamo l'86% di energia residua. Tutto tace per adesso. Anche Foxy se ne sta abbastanza tranquillo. Bombi di bim bim bom. ...82%, luna di notte... Si sente Freddy che ridacchia nell'oscurità... Poi penso che sia Freddy, eh... Magari mi sbaglio, forse è Golden Freddy, chi lo sa? Ok, abbiamo Chica che si è avvicinata, quindi occhio alla porta. Eccola, vai, chiudiamo. E anche Foxy si è svegliato. Non mi attaccate in due che mi fate consumare uno scatafascio di energia. Fate i bravi. Vattene. Oh, brava, brava Chica. Vattene. Al diavolo. Porco cane. Perché? Mi attaccate di continuo.
Ok. Uno, due. Vai. Colpetti rapidi. Rapidi e decisi. Porco cazzo, cane. Va bene. Anche Foxy ci ha attaccato, ha fatto il suo turno. ...61% 2 di notte. Sta andando. Quando sento queste risate. Sta andando benino. Siamo stati attaccati 3 volte da ciascuno degli animatroni. Ci hanno attaccato sia Bunny, sia Chica, sia Foxy. E al momento, attenzione, Chica si sta avvicinando di nuovo. E poi avete visto che le sclerava tipo la faccia. Perché le succede questo? Eccola, vai, chiudiamo. Ore 3 di notte, 50% di energia. Bravissima, già se n'è andata. Ha fatto proprio toccata e fuga ed è tornata un pochino più in fondo al corridoio. Bene. Per il momento stiamo giocando quasi da manuale. Sono le 3 di notte, 50% di energia. Attenzione, teniamo d'occhio la porta perché è vicinissima. Anche se io devo guardare anche... Ah, aspetta. Ok. Senti come ride. Ora, se non ci attaccano in due... se n'è andata. Ok, ok. Sta qui in fondo. Pian piano si avvicina e arriva qui. Bene. Finché Foxy è tranquillo, sono tranquillo anch'io. 3 di notte. Ok, sta ancora abbastanza giù. In realtà non vedo tanto Bonnie. Cioè sì, l'abbiamo già visto una volta, ma 4 di notte. No! Ma dai! Ci ha fregato, ragazzi. Mi ha fregato e non è neanche... Non lo vedevo, non... Porca miseria. Mi dispiace. C'è anche Freddy. Va bene, ragazzi, dai, è andata. Mi dispiace. Vabbè. Sentite, io... Per il momento con Five Nights at Freddy's mi fermo qui. Non chiudo la serie, più avanti ci riproveremo. Però per ora mi fermo, sono già 2 volte che ci provo, 2 volte che becco la sveglia, quindi per ora mi fermo qui. Ci vedremo leggermente più in là, con calma, senza troppa fretta. Se vi è piaciuto il gameplay, questo penoso gameplay in cui vengo ucciso continuamente, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!